Vuoi partire per studiare a Londra e stai pensando di mantenerti trovando un impiego momentaneo? Vuoi capire come lavorare come commesso a Londra? In questo video cercheremo di approfondire ogni aspetto di questa professione evergreen. Ma quanto guadagna un commesso a Londra? Qual è lo stipendio medio di una commessa? E ancora, come trovare le migliori offerte di lavoro per commesso a Londra? Scopriamolo insieme. Ma prima di tutto, sigla! Sigla! A differenza di altre professioni di cui abbiamo già parlato, sia qui che sul blog, come per esempio l'idraulico oppure l'elettricista, per candidarti a una delle offerte di lavoro per commesso a Londra non dovrai possedere grosse skills tecniche, ma avere molto più semplicemente due unici prerequisiti. Sicuramente il primo è saper parlare l'inglese abbastanza bene, visto che dovrai comunque interagire con dei clienti, e se non sai nemmeno dire come si dice felpa, mi sa che non sei tagliato molto per questo mestiere. E l'altro punto, l'altra skill importante è avere esperienza pregressa in questo settore, anche se in Italia, perché comunque aiuta sempre a dare l'idea che sai come muoverti, come relazionarti con i colleghi e come ambientarti nelle politiche dello store. Detto questo, se vuoi sapere come lavorare come commesso a Londra, devi capire anche dove vuoi lavorare. Un conto è infatti candidarti per offerte di lavoro per commesso a Londra in grandi store, come ad esempio Primark, Harrods, Zara. Un conto invece è andare nelle piccole boutique o nei negozi dei più piccoli centri commerciali, che si trovano per esempio più in periferia. Nel primo caso, infatti, potrebbe anche essere richiesta una bella presenza e un certo stile dell'abbigliamento, insomma un certo gusto. Nel secondo caso, invece, l'importante è avere davvero voglia di lavorare e sapere quello che si fa. Ma quanto guadagna un commesso a Londra? Anche a questa domanda rispondiamo riallacciandoci al discorso precedente. Dipende sempre quindi dallo store, ma considera che facendo un'analisi online di tutto il territorio inglese, gli shop assistant londinesi sono tra i più pagati. La paga si aggira tra le 8 e le 10 sterline l'ora, difficilmente si riesce ad andare oltre. Quant'è quindi lo stipendio medio di una commessa? La media annua si aggira intorno alle 20.000 sterline. Dov'è che ci sono però delle variazioni? Come anticipato, un conto è lavorare per un marchio di vestiti sconosciuto e un conto è lavorare magari per un grande brand di lusso in pieno centro, dove è richiesta anche la conoscenza di almeno altre 3 lingue, che in genere sono sempre il cinese, l'arabo ed il russo. In questo caso, i picchi massimi di stipendio medio per una commessa in queste situazioni possono arrivare anche a 23.000 sterline l'anno. Tutto sta chiaramente nell'abilità di saper scegliere tra le varie offerte di lavoro per commesso a Londra. Qual è uno dei lati positivi nel cercare un lavoro come commesso a Londra? Che puoi trovare facilmente offerte di lavoro part-time. Sicuramente guadagnerai di meno, ma se per esempio vai a Londra per studiare, hai già dei risparmi, per esempio, o ti fai aiutare un po' dai tuoi genitori e vuoi arrotondare, allora questa può essere un'ottima occasione. Detto ciò, per candidarti avrai più vie da percorrere. In alcuni negozi potrai recarti fisicamente e consegnare il tuo CV di persona. In tal caso, mi raccomando, vacci ben vestito e sii sempre sorridente. È importante. In altri casi dovrai semplicemente inviare il tuo CV per essere chiamato a colloquio, attraverso per esempio un annuncio su uno dei principali portali online come Indeed o Monster. In altri ancora dovrai candidarti alla direzione centrale, online oppure negli appositi centri e dovrai seguire tutto il percorso di scrematura del personale con i vari livelli di assessment. A cosa devi fare attenzione invece? Non fidarti completamente degli annunci su siti come Gumtree o Reed, perché sono spesso degli specchietti per le allodole. E vedrai alte buste paga che mai arriveranno. Soprattutto, non candidarti mai per offerte di lavoro per commesso a Londra, dove ti viene prima richiesto di effettuare un training a pagamento a tue spese. È molto facile, infatti, incorrere in truffe, per cui occhi sempre ben aperti. Per oggi è tutto. Metti mi piace e iscriviti se non l'hai ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video e Ciao! ciao!